Spalletti che vuole una reazione chiaramente dai suoi giocatori. Chiaramente è una partita molto importante, un crocevia, perché anche lo stesso Spalletti sa di essere in necessità di risultati. Questa è la classifica, vedete l'Inter si trova a 40 punti, però attenzione perché Roma e Lazio stanno raggiungendo a 38 e poi lo ricordiamo il Milan che si trova in questa situazione di classifica a 36, che potrebbe arrivare a 39. Quindi l'Inter deve per forza cercare di fare il risultato per consolidare il terzo posto. Roberto Scarpini, qual è la situazione in questo momento dell'Inter? Quali sono i suoi punti deboli, secondo te? Se ne ha. Se ne ha, perché che il momento sia un momento particolare dove i risultati non stanno arrivando, non arrivano i gol, è sotto gli occhi di tutti. Che però questa squadra abbia dimostrato in passato, di saper fare, è come quando vai in bicicletta, non è che disimpari. Magari c'è un momento in cui hai un po' meno equilibrio, poi riprendi la pedalata normale. L'occasione ghiotta è proprio quella di ripartire in una gara apparentemente più difficile e forse proprio per come, se guardiamo l'andamento dell'Inter, l'Inter raramente ha fallito nelle partite più rognose, quelle più complicate con gli avversari di maggior valore e dove ha lasciato punti in quelle partite che alla vigilia uno dice, vabbè, dovrebbe vincere l'Inter una partita di questo genere, e poi invece è arrivato il pareggio, è arrivata la sconfitta che meno ti aspetti. Il Parma, tu dicevi prima, arriva in uno stato di forma psicologico soprattutto molto alto. Io sono sempre più preoccupato quando affronto un avversario che prende una legnata il weekend precedente, perché poi scatta sempre qualcosa per avere una reazione. Ce lo dimostra, ahimè, il Bologna, che perde 4-0 in casa, cambia allenatore, fa una partita molto attenta, molto concentrata, addirittura vince in casa nostra. Quindi è una squadra, Parma, che merita abbondantemente una classifica che ha, potrebbe anche fare il saltino per andare un po' più in su, speriamo, perché è una squadra che mi è molto simpatica, una città che mi è molto simpatica, da domenica, cioè dalla prossima settimana. E beh, chiaramente questa è la speranza per tutti coloro che sono i tifosi dell'Inter. Luca Serafini, secondo te in questo momento l'Inter ha un pochino risentito di tutti i vari movimenti, tutte le voci di mercato su vari protagonisti, insomma, di questi Inter, no? Ma oddio, sì, un elemento può anche essere questo, perché io ho vissuto un po' più sulla sponda del Napoli che del Milan, alla vigilia del doppio incontro del Napoli col Milan, e a Napoli avevano questo problema di molti giocatori con la testa un po' impegnata sul mercato, e poi si è visto infatti che due partite molto anonime ha giocato a San Siro. E l'Inter aveva bene o male delle situazioni in piazza, perché erano in piazza legate a Perisic, a Candreva, a Gagliardini e qualcun altro. Quindi sicuramente qualche cosa ha influito. Aggiungici le condizioni sempre molto sotto le aspettative di Nainggolan, e sono elementi importanti per l'Inter. Sì, Roberto diceva giustamente che l'Inter non sbaglia le partite con le grandi. Il problema è che il Parma non è una grande, il problema è che è grande in campo. E siccome è come il Sassuolo, come lo stesso Parma l'andata, anche se quella era una partita che in tutta onestà l'Inter non meritava assolutamente di perdere, col Torino, cioè sono le squadre rognose. Il Parma è una squadra che non soltanto con la Juve sabato scorso non si arrende mai, va avanti sempre a fare quella roba lì, a giocare, a correre, a occupare gli spazi, andare in velocità. L'ho visto anche a Udine io la settimana prima, quando ha perso in casa contro la Spal, che è stato un episodio, ma giocano bene, giocano, corrono, hanno ritmo. Deverse è bravo, si sta dimostrando bravo. Sì, e questo è il problema E un un conto è po'. farlo in una serie inferiore, un conto è poi farlo. In Serie A. Il problema però dell'Inter è un po' questo, cioè il clima da battaglia con le pari grado quasi, la Juve, il Napoli, il Milan, la Roma, la Lazio, è sempre una partita alla portata dell'Inter, che l'Inter in questi anni ha fallito raramente, almeno sul piano della prestazione. Con queste qui la situazione è un po' complicata, bisogna che Spalletti sia bravo a tirare le file in una situazione, ripeto, che non è soltanto mentale per il mercato probabilmente, ma è che ha anche altre situazioni, per esempio quella di Keita, che adesso uno dice, beh, vabbè, ma non è un titolare, però è un giocatore che in un frangente come questo È ti poteva. tornato fra i Sì, ho convocati. visto, sì.
Si poteva dare una mano, di Nainggolan che non sta benissimo. Icardi è la prima volta, mi pare, da quando gioca all'Inter che non sta così a lungo senza segnare. Anche lui avrà ogni tanto, a parte la condizione, soffre più degli altri evidentemente la mancanza di Icardi. Poi si è fatto male Versalico, in compenso, caro Roberto, avete preso un gran giocatore, perché Sedek, che era un mio pupillo del Southampton, infatti non a caso lui è titolare in nazionale, Cancelo va in panchina, è un bel giocatore. Però, giustamente ho concluso, normalmente quando arriva a grattare il barile l'Inter è capace poi di riempirlo ancora. Adesso poi col fiato sul collo delle romane, del Milan, anche se vince arriva a un punto, cioè l'orgoglio non le manca di sicuro. Sai cos'è? Che l'Inter ha gestito un terzo posto con merito, direi tranquillamente con merito, avendo giocato diciamo il girone d'andata, le partite fino ad oggi, senza avere al top della condizione due giocatori che sono molto importanti, che sono Nainggolan e Ivan Perisic, che per motivi differenti non hanno avuto quel rendimento che loro stessi per primi vorrebbero mettere a disposizione della squadra, che hanno abituato con la loro storia calcistica ad offrire alle squadre in cui hanno giocato. Se riparte e si tornano al livello che è il loro livello, l'Inter ha due grandi acquisti per il girone di ritorno che possono solo che far migliorare una squadra che di fatto, grazie a un organico importante, ma senza due pedine che sono due giocatori che ti spaccano le squadre avversarie, che ti fanno la differenza in certe partite, insomma sei terzo, senza recuperi questi voli. Andiamo a sentire cosa dice Spalletti sul suo futuro, sentiamo. C'è in ballo molto quella che è la nostra qualità professionale e bisogna andarsi a ritirare fuori da questo momento. Le partite, se ci arrivi con la forza mentale che hai e con la squadra che è nelle condizioni di esprimere il loro massimo, si possono vincere tutte. La differenza a questi livelli qui si fa dall'80-90% in poi, perché fino al 70-80% per un motivo o per un altro ci arrivano tutti, o per motivazione o perché riescono a trovare delle tattiche o dei momenti o delle reazioni o quello che uno riesce a creare per un supporto personale, però la differenza si fa negli ultimi 20, dall'80% in poi. Noi bisogna mettere tutte quelle qualità che si hanno a disposizione se si vuole vincere le partite, perché sennò per un dettaglio o per un altro poi ti vanno contro e sembra tutto da buttare via, insomma, ecco. Non dovesse fare il risultato col Parma, insomma, noi ci auguriamo chiaramente di no. Poi lo sappiamo che l'Inter deve giocare contro Rapid Vienna in Europa League. Scarpini, potrebbe essere in forse il proseguio di Spalletti sulla panchina dell'Inter? Questa intanto, Laura, è la formazione che dovrebbe scegliere Luciano Spalletti, la vediamo insieme, che dovrebbe prevedere la presenza di Handanovic tra i pali con D'Ambrosio, Skriniar, Miranda e Asamoah in difesa. C'è un dubbio che potrebbe riguardare anche D'Albert, Vesino, Brozovic e Nainggolan al centrocampo, Perisic, Icardi e João Mario davanti. Non c'è ancora spazio per Keita Balde, perché stando alle parole di Spalletti non ha ancora recuperato completamente dall'infortunio che lo ha colpito nelle ultime settimane. Allora, quindi ricordiamo c'è... che c'è Politano che sconta la seconda giornata di squalifica. Ok. No, dico Luca che dice João Mario in quella posizione. È un po' particolare. Inizia 15 giorni con 4 partite, quindi sì. Secondo me tra Parma, Vienna, Sampdoria, Vienna e poi la gara successiva, Spalletti cercherà di gestire le forze cercando di... Manca Borja Valero a centrocampo, quindi... Manca anche un altro uomo lì, hai bisogno di mettere minuti nelle gambe di Nainggolan.
allora, intanto... plausibile come ipotesi di formazione, c'è Candreva, sì, posso vorrei giocare vedere male, Cedric, potrebbe... grazie. Vorresti vedere Cedric Soares? Che ha giocato la gara scorsa. Sì, che comunque ha fatto, esatto, no, ha fatto bene. Ha fatto tutta la partita, ha fatto. Scusa, era quella prima, sì, sì. Facendo bene. Vediamo quella del Parma, Gianluigi, guardiamola insieme. Sì, guardiamola insieme, anche perché le scelte di formazione da parte di D'Aversa potrebbero controbattere, fare da contraltare quelle di Luciano Spalletti, con un Inter che ancora non ha trovato la quadratura, perlomeno dal punto di vista mentale, nell'ultimo periodo. Occhio quindi alle frecce avanzate Gervinho e Biabiani, che armeranno il tridente insieme al centravanti inglese. Poi Sepe tra i pali a completare lo schieramento con Jacoponi, Bruno Alves, Bastoni, che è di proprietà dell'Inter, sta facendo veramente molto bene nel corso di questo campionato, con Gagliolo per la linea 4, Kučka, Scozzarella e Barilla a centrocampo, come detto il tridente che prevede la presenza di Gervinho e Biabiani a supporto di inglese. Insomma, Gervinho che in questo Bastoni Parma ha iniziato Bastoni, sì, la stagione in panchina, sì, e secondo me si è proprio conquistata lavorando e facendosi vedere, perché ormai è diventato titolare da ormai una decina di partite. Mi sembra che giochi sempre lui titolare. È il più giovane, tornerà all'Inter poi, età, no? Media è il più giovane italiano titolare fisso, al di là di Donnarumma, comunque in un ruolo di movimento, per cui va sicuramente ad onore e merito del centrale difensivo scuola Atalanta, sul quale l'Inter ha scommesso pagandolo anche parecchio. Tra l'altro dovrebbe tornare all'Inter a fine stagione e probabilmente potrebbe anche stare stabile in prima squadra, no? Scarpini, potrebbe essere. Beh, così quello che sarà poi il mercato, insomma, c'è talmente tanto tempo che ci vuole. È un giocatore dell'Inter, un giocatore... che sta facendo molto bene in Serie A, giocando con titolarità, quindi ma non magari potrebbe anche non andare di nuovo in prestito, potrebbe anche essere un'opzione per l'Inter. Sì, magari perché era l'ossessione dei centrali, cioè loro hanno già praticamente la coppia più forte del campionato, Skriniar con Chiellini, e in prospettiva d'Europa, che sono De Vrij e Skriniar. Poi hanno Miranda dietro, hanno preso Godin, adesso arriva Bastoni, vogliono averne 8 per non correre nessun rischio, vogliono 8 centrali. Perché noi ne mettiamo 8 tutti lì davanti. Esatto, tutti lì davanti alla porta. E poi voglio vedere chi ci fa gol. Poi dopo uno là davanti che ci fa un gol lo troviamo. Esatto, soprattutto si aspettano i gol di Icardi, no? Chiaramente. Quelli arriveranno sempre. Arriverà a fare più di 20 gol anche quest'anno. Sì. Ma certo, perché i grandi attaccanti, sì, e Icardi è un grande attaccante, e vale per tutti i grandi attaccanti, hanno storicamente sempre avuto il periodo in cui la polvere è umida, la palla non entra. Poi cosa succede? Che tu anche non che segni la palla per non quattro... arriva. Anche o forse perché la palla non arriva. Ci sono mille motivi, certo. Poi cosa succede? Che tu non segni per quattro partite, poi fai due doppiette e automaticamente la media ti ritorna a pari. Cioè, sì, io non li vedo, a parte il fatto che, perché poi i rigori bisogna saperli anche trasformare, nel mese di gennaio ha fatto due gol Icardi. Vero che non ha segnato in campionato, però è vero che ha segnato nelle due gare di Coppa Italia, anche se dal dischetto, però ribadisco, i rigori si possono anche sbagliare, ahimè, ce ne siamo accorti con la Lazio. Diciamo che in questo momento probabilmente il rientro di Keita, anche se magari non sarà per questa partita, sarà un punto chiave anche per vedere. È un uomo in più, è un'alternativa in più, è una soluzione in più per Spalletti. Gli allenatori adorano poter scegliere, non dover scegliere. E nel momento in cui ti trovi con Politano squalificato, Keita infortunato, e lui la partita... quando abbiamo giocato col 3-5-2 era figlia del fatto che aveva Perisic che, e Politano in quel momento con dei problemi fisici, Keita che era fuori e aveva solo un esterno di ruolo e quindi giocò col 3-5-2. Cioè a volte la storia di una partita nasce anche da quello che accade durante la settimana. Gli allenatori mettono sempre in campo il miglior 11 per vincere, compatibilmente a quello che hanno a disposizione. Quanto è mancato quel miglior Nainggolan a Spalletti in questa parte di stagione? E non solo a Spalletti, penso è un giocatore che... No, perché sappiamo che era il suo pupillo per questo. Insomma, è un giocatore che lui ha allenato, cui credeva molto, che, no? Cui ha inventato una posizione che lo ha fatto rendere come probabilmente mai aveva fatto in carriera, anche in termini di peso offensivo, di assist, sì, di gol, eccetera. È un giocatore che con quella giocata ti strappa le difese avversarie, cioè ti crea quelle superiorità, ti crea quelle condizioni per andare ad aprire quelle partite. Vedi Bologna, vedi Torino, vedi Sassuolo, che magari hanno un po' di difficoltà a sbloccarsi. È logico, si è fortunato alla seconda settimana estiva e poi ha avuto dei problemi fisici che ne hanno
clamorosamente purtroppo condizionato la possibilità di mettersi a disposizione al 100%, cioè con le qualità che lui ha e che rimangono, non è che le ha perse, bisogna soltanto avere un attimo un di pazienza e quando tornerà lui, guarda, ai nostri microfoni recentemente ha rilasciato un'intervista in cui si è proprio letto nei suoi occhi, nella sua voce, il dispiacere di non essere ancora in grado di poter dare quello che ha dentro e quello che vuole dare. Certo. Perché? Perché la condizione la riacquisisci lavorando e col tempo. Ma arriverà il momento. Sta andando a letto presto? Come Luca? Sta andando a letto presto? Andando a letto, conta poco quello. Sì. No, conta molto, caro Roberto, e tu lo sai molto bene. Sì, no, diciamo che vada a letto presto o tardi, cioè importante è avere il giusto tempo di riposo nella giornata. Sì, magari diciamo che probabilmente anche con il passare dell'età, questo succede un po' per tutti, i tempi di recupero si allungano e quindi magari bisogna diminuire. Parla un'esperta. L'andare a letto tardi, quindi sai, no? Quando si ha 20-25 anni. Però guarda, io li vedo tutti i giorni. Si favoleggia molto sui calciatori, su quello che fanno, eccetera, eccetera. Però sono professionisti, cioè il loro mestiere è quello. Io lo vedo nell'alimentazione, l'attenzione che hanno al non mangiare, non eccedere, cioè è il loro lavoro, sono professionisti, quindi. Però diciamo che c'è più chi meno, insomma, c'è chi magari sta più dentro i ranghi, chi un pochino meno. Comunque in ogni caso questa partita per l'Inter è fondamentale. Adesso ormai l'Inter ha bisogno di risultati, ha bisogno di fare dei punti, ha bisogno di staccarsi dalle altre per mantenere invariato il suo terzo posto.